La vicenda migrazione è una vicenda interamente di competenza governativa e che negli anni scorsi, attraverso varie tappe, i vari governi hanno, con le regioni in alcuni casi e direttamente con le prefetture e gli enti locali, quindi anche con l'ANCI che ha, come dire, promosso la realizzazione dei centri SPRAR con gli enti locali o altri modelli di accoglienza, alcuni dei quali, come quello di Riace, vengono riconosciuti come un esempio, naturalmente non proponibile dappertutto, perché non, per fortuna non tutti i comuni e i territori del sud sono a un livello di desertificazione e di emigrazione interna come è raggiunto il comune di Riace, che aveva un centro storico totalmente disabitato per via dell'emigrazione. Ma in certe realtà si è dimostrato che il fenomeno migranti è un fenomeno che può dare in alcuni territori delle speranze anche di ripresa, anche perché lì so che molti migranti hanno avviato delle attività di conduzione di terreni agricoli piuttosto che altre attività di servizi. In Basilicata non è che ci sia una strategia regionale, non c'è, anche perché, ripeto, le competenze non sono delle regioni. Questo non significa che una regione non deve avere una sua visione. Negli anni scorsi la regione Basilicata ha fatto degli accordi, delle intese con le prefetture per promuovere la localizzazione in Basilicata presso alcuni comuni dei centri di accoglienza. Il problema vero è che la realtà dice che nell'economia agricola, soprattutto in Basilicata, qualcosina anche magari nel turismo, ma soprattutto in agricoltura, gli immigrati sono la forza lavoro ormai prevalente, soprattutto in alcune zone, tipo il Metapontino e nelle aziende agricole del settore frutticolo, dove c'è una intensa necessità di lavoro agricolo e vanno a sostituire le forze di lavoro che non ci sono. Diciamo, non siamo a dei livelli probabilmente come quelli che abbiamo sentito in alcune aree del Foggiano, di altre aree della Puglia o della Campania, dove diciamo, c'è uno sfruttamento così massiccio. Io conosco imprenditori agricoli che anche nel nostro territorio, noi abbiamo delle aziende agricole che utilizzano manodopera di immigrati, che sono regolarmente però salariati all'interno delle aziende agricole, poi ci sono anche i casi di sfruttamento e di caporalato che vanno combattuti, ma il problema che noi ci dobbiamo porre è quello di creare un sistema di accoglienza che preveda l'integrazione come fatto basico, iniziale. Non si può vedere la gente circolare in mezzo alle strade senza fare nulla davanti ai supermercati. Questo è inaccettabile perché se il sistema di accoglienza funziona, tutto questo non ci deve essere, ma non perché sono di colore o sono immigrati stranieri, anche vedere degli italiani davanti ai supermercati a chiedere in mezzo alla strada l'elemosina, come purtroppo avviene in tante città, soprattutto nelle città del nord, dove c'è molta marginalizzazione sociale, nelle zone periferiche e centrali delle città. Quanti italiani troviamo che chiedono l'elemosina in mezzo alla strada? Tantissimi. Il problema vero, quindi, è farsi carico non dei 5 milioni di poveri che dicono che ci sono in Italia, che non ci sono, perché in quei 5 milioni di poveri ci sono almeno 2 milioni e mezzo di gente che sono criminali, delinquenti, che non dichiarano mai il reddito, sono evasori fiscali. Quindi anche qui le politiche populiste sulla povertà, andiamo a vedere i casi veri e quelli vanno presi in carico da un sistema pubblico civile, dignitoso, che non sia mortificante anche per gli immigrati che possono e sono ormai parte integrante della società italiana. Cioè, io vivo a Bernalda ci sono centinaia e centinaia di immigrati ormai dagli anni 80-90 di origine marocchina piuttosto che tunisina o algerina, che si sono integrati, che lavorano, vivono nella comunità, hanno fatto i figli, che vanno nelle nostre scuole. Allora, innanzitutto io chiamerei gli imprenditori agricoli dove questi cittadini lavorano e con loro troverei delle soluzioni, che spesso sono soluzioni che si potrebbero trovare anche nel reimpiego di larga parte del patrimonio rurale nelle nostre campagne, che è in uno stato di abbandono, che potrebbe essere recuperato
è rifunzionalizzato. Ci sono edifici in Basilicata, centinaia di edifici dell'ex riforma agraria in uno stato di abbandono. Allora, si facessero dei progetti seri, perché se poi sono lavoratori agricoli possono vivere nelle campagne, chiaramente campagne a cui bisogna portare dei servizi. E in genere le aree della riforma ancora oggi conservano strutture che hanno reti idriche e fognarie. È inutile fare esperienze come quella della Ferrandina, dove fanno finta di niente, ma stavano forse meglio prima di dove stanno adesso, perché stanno in una condizione, oltre 100 persone che hanno occupato un sacco di capannoni, che probabilmente sono anche in fase ancora di sequestro giudiziario, sapevo di un procedimento, ma non è possibile fare finta di niente. Poi arrivano i nuovi Rambo lucani che vanno là a fare la propaganda. Voglio ricordare che chi ha responsabilità istituzionali si adopera per trovare le soluzioni, non per fare la propaganda.